tornare sul fatto che ci mancano quattro titolari e non ci alleniamo sicuramente al meglio, e sicuramente anche abbiamo dei problemi fisici con altri giocatori che erano in campo, però la partita era da giocare, una partita importantissima per la classifica. Mi dispiace che non abbiamo avuto, soprattutto nei primi due quarti, è chiaro che poi abbiamo beccato il break decisivo quando, nel terzo quarto, quando è rientrato Davis, però nel primo quarto potevamo contenere un po' di più, soprattutto al rimbalzo, siamo stati non cattivi come avevo chiesto ai ragazzi, anche se in campo avevo dei giocatori che non avevano mai messo in campo in questo campionato, però credo che se noi tenevamo un po' di più i primi due quarti potevamo sicuramente, la partita poteva prendere una strada migliore, però chiaramente i meriti vanno a Iesi che non ha mai mollato anche nel nostro momento migliore, quando sembrava avessimo la partita in mano. Abbiamo avuto anche un paio di volte per allungare, abbiamo perso palla, e perciò niente, anche loro non è che sono lunghissimi, però noi effettivamente siamo abituati normalmente a giocare in 10 e a tenere alta l'intensità, e chiaramente così ridotti e con gli allenamenti sicuramente a mezzo servizio, questo è il risultato. Soprattutto difensivamente noi siamo molto più solidi, e è anche vero che oggi Iesi ha tirato, parlavamo prima delle percentuali, però mi sembra che abbia tirato molto bene, anche aiutato dalle nostre rotazioni sicuramente non perfette, ma l'ha messa dentro, perciò merito chiaramente poi a loro che hanno vinto una buona partita. Sicuramente adesso noi, ok, dobbiamo riprendere energie e magari recuperare qualcuno, anche se sarà difficile. Ecco, l'episodio dell'espulsione di Ray. Di Okoye? Okoye. No, vabbè, era secondo intenzionale. Ah, antisportivo. Sì, era antisportivo. Okay, però non avete poi esagerato l'ultimo quarto, no? Cioè, sembrava un po' la caccia ad Alessandri, no? Vabbè. No, ma visto un pochettino. No, beh, c'era per un periodo marcava Traini, che è un giocatore correttissimo, ma chiaramente mette molta pressione sul portatore di palla, magari siamo un po' innervositi, ma assolutamente no, perché non c'era motivo, mi sembra che c'era molto rispetto e sicuramente noi non siamo quelli che vogliamo provocare nessuno. Perciò assolutamente cercavamo di aumentare la pressione, provare a rubare qualche palla per rientrare. È chiaro che loro sono stati molto bravi. Magari alla fine siete rimasti sorpresi, diciamo, dalle seconde linee di Iesi, Alessandri, Benevelli, magari li aspettavate un po' meno, aspettavate più Bowers e Davis? Beh, no, io avevo detto anche in prepartita che è chiaro che Bauer e Davis erano sicuramente dei giocatori importanti e i migliori realizzatori, ma Benevelli lo conosco bene Maganza, e è chiaro che Alessandri ha fatto qualche canestro, molti buoni canestri importanti, Benevelli ha fatto il suo, credo, anche tirando bene, perciò no, è logico che poi non abbiamo sfruttato nemmeno i quattro falli di Davis, potevamo sicuramente magari prendere un vantaggio più ampio quando lui era fuori, o comunque giocare sicuramente meglio, perciò ripeto, noi più di così, anche se appunto mi aspettavo più cattiveria, ma credo che molti meriti vanno a Iesi, come hai detto tu, che comunque anche non le reputo seconde linee perché giocano, però che hanno fatto bene sicuramente, però penso che anche Bowers, insomma, quando era fuori Davis abbiamo cercato di mettergli pressione a lui e alla fine abbia tenuto bene, perché alla fine chiaramente c'era molta attenzione sulla nostra difesa, era molto attenta su di lui. Altre domande? Dal punto di vista dei giovani invece, come ti sono sembrati? Di Oppo, no. Di Gatto in particolare? Allora, che hanno tenuto benissimo il campo, è chiaro, un po' leggerini, chiaramente un po' di cattiveria gli è mancata in questi momenti qui, ma Di Oppo devo dire che ha fatto un ottimo lavoro da 5, fate conto che con noi si allena sempre da 3, perciò è la prima volta che gioca in quel ruolo. Gatto, insomma, fa allenamenti con noi, gioca in C-Silver e ha tenuto benissimo, cioè, assolutamente sono stati importantissimi, se no credo che non arrivavamo in fondo, anche se siamo arrivati in fondo beccando più di 100 punti. Sai, però la sensazione che magari con qualcosa di più potevate arrivare comunque punto a punto fino alla fine? No, ripeto, con quella cattiveria che ci è mancata, soprattutto, ripeto,
è chiaro che il break è stato fatto nel terzo quarto quando è rientrato Davis, con quei due o tre contropiedi dove non ci siamo accoppiati bene e abbiamo ridato fiducia a loro. E però secondo me noi l'impatto sulla partita, abbiamo subito 49 punti, 48 quanti sono stati nei primi due quarti, quello doveva essere molto più attenti, e in alcune difese sono state anche buone difese, ma abbiamo concesso loro secondi tiri dove loro poi l'hanno messa dentro. Sì, la sensazione è che potevamo stare in partita, ma poi effettivamente loro non ci hanno perdonato niente, ogni nostro errore l'hanno messa dentro e noi a rincorrere. Perciò è chiaro che la nostra partita non può essere positiva, mettiamo in conto però, ragazzi, tutte le problematiche che abbiamo da tre settimane a questa parte, ma non devono esserci scusanti, eh. Cioè, chiunque va in campo deve dare il massimo e raddoppieremo l'energia. Anche perché la quarta sconfitta in 5 partite, giusto? Sì, è vero, però adesso lunedì abbiamo Treviso e chiaramente sarà una partita bella tosta, vediamo se riusciamo a recuperare. Forse Truccolo, Zacchetti non lo so, ma chiaramente un po' che non giocano, perciò non sappiamo nemmeno a che punto sono. Perciò dobbiamo lavorare questa settimana su questi giocatori qua, dove ci aspettiamo una partita gagliarda, in apnea, giochiamo con la prima classifica, perciò ci vuole i cosiddetti attributi.